prudentemente un altro collega, che rivestiva all'epoca importanti carichi istituzionali, lo bloccò. Gli disse che, certo, aveva ragione, ma non si poteva dire. Insomma, sì, ma non qui. Risposta che lasciò l'altro sbalordito, perché si chiede, ma allora dove? Ora, era il transfer che giustificava l'indiscutibilità di queste tesi. Il collega, che nel corso della sua analisi aveva scoperto che la libertà che la parola gli aveva regalato nei confronti dei segreti e dei non detti, che aveva sperimentato nell'ambito della sua istituzione originaria, cioè la famiglia, rimase piuttosto scombussolato. Scoprire il potere della parola e accorgersi che proprio in istituzione psicoanalitica non ha circolazione. E un po' mi disse, come il bambino che esce contento da scuola, felice perché ha imparato a leggere e a scrivere e non vede l'ora di applicare le sue competenze. Vede all'improvviso dei segni su un muro, si ferma per decifrarne la scrittura, peccato, ecco quel che trova scritto, scemo chi legge. Seconda questione, quella della paura. In particolar modo ho chiamato il discorso del despota. Io lavoro in istituzione pubblica, l'ho coniato riflettendo sull'istituzione. La paura illustra l'altro versante, quello lunare, più taciuto del legame amoroso che si dispiega nel transfer. La questione istituzionale è anche qui fondamentale. È quel che si dice d'altronde anche di una persona quando occupa una posizione totalizzante. Tizio, Caio, sono un'istituzione. E quando l'altro è un'istituzione vuol dire che l'istituzione non c'è e che lui la occupa, satura quel posto che in verità dovrebbe designare un luogo, rigettando in maniera ostentata la castrazione. Non è insomma far suo però la castrazione, non lo riguarda. Un elemento fondamentale a questo proposito è il modo in cui l'altro può incarnare una figura impossibile, quella cioè di rappresentare una sorta di altro della garanzia. Si tratta di una costruzione, ovviamente illusoria, che si sviluppa attorno a un nucleo essenziale, quello cioè del rapporto con il sapere. L'operazione si articola secondo una duplicità di piani. Il primo, l'altro dispone di un sapere che, una volta acquisito, garantirà il soggetto dal suo incontro traumatico con il reale, non solo adesso ma anche nel futuro. Secondo, il più sottile, l'istituzione codifica e ratifica quel sapere che nel transfer analitico rimane solo supposto e di cui l'analista in altre vesti, magari come teorico, insegnante, dà prova. Il bravo analizzante, perché c'è anche il bravo analizzante, è uno che lavora in seduta ma altresì studia fuori. Parla, interviene, scrive con il linguaggio che è quello dell'istituzione cui partecipa l'analista. È la doppia logica dell'uno. Da una parte per l'analista, per il termine della sua domanda, magari mira oscuramente a riprodurre dell'identico nell'altro, cioè a farne uno. Qui invece la comunità analitica che tende un po' a fare uno, un po' come la umma musulmana. Perché ciò accada, occorre che sia legittimato il possesso della giusta lettura e interpretazione del sapere analitico. Vedi i testi, quelli che taluni colleghi denominano la dottrina, altro SIC, analitica. Operazione che ha come conseguenza la sacralizzazione del testo. Nel mentre ne suppone uno ancora più detestabile, quello cioè della sacralizzazione della casta, del clero che ne custodisce e ne monopolizza, quello che Wittgenstein definirebbe il suo buon uso. La Bibbia è contro il sacro, scriveva giustamente Levinas. Occorre porre infatti le debite distinzioni, come fa un autore che amo molto, che si chiama Henri Michonik. Il sacro non è il religioso, né soprattutto il divino. Il sacro è il mito dell'unione primordiale, l'unione fusionale che anticipa il linguaggio, l'arcaico originario che abita, si faccia attenzione, il presente più che il passato, in maniera ossessionante, ovunque. È l'intoccabile, l'inanalizzabile, il magico, il terrifico. Sono le parole salmodiate che vanno da sé, cadenzate come le rime della pubblicità. È il linguaggio che annulla il linguaggio, così come l'umano. La retorica asfissiante del come dice, del come ci insegna, del come... È l'idolatria del testo, della parola dell'altro o della sua persona, chiunque sia,
Gli esempi sono troppo numerosi, me ne autoesento. Il religioso non è il divino. Appartiene al registro di quell'ossessività indicato da Freud. Il sacro spetta ai maestri e ai maestrini. Il religioso è il culto degli addetti. Investe la ritualizzazione e l'istituzionalizzazione di quel che è divino. Per certi versi la sua profanazione, la sua banalizzazione. Meschonic dice che la poetica è ridotta a retorica. E che cos'è il divino? Riprendendo una definizione di Meschonic, direi è la potenza creatrice della vita separata dal sacro, che apre l'infinito della storia, infinitamente. E mi verrebbe da dire la parola che vivifica, quel che parla nei testi come nell'apertura dell'inconscio e che domanda di essere ripresa, rilanciata, trasformata per il tramite di un lavoro che sollecita le energie e le passioni di ciascuno. Come scrive André Aynal, un psicanalista svizzero, se si considera la psicanalisi come l'opera di una persona sola, Freud, lui mette, allora qualsiasi aggiunta o correzione, eccetto quella che ha compiuto egli stesso, appare illegittima. Questa, d'altro canto, è stata la sua posizione. Se invece è l'opera di un gruppo in una continuità storica, allora le diverse scuole e le loro idee sono accettabili. Come stimolazione offerte che riflettono nuove esperienze, sia con una diversa clientela, sia mediante nuove esplorazioni dell'esistenza umana. Non so, Dio, cosa fare? Fammi finire. Non c'è molto una pagina. Se al contrario l'istituzione preserva il dogma, così come il culto dell'altro, due facce della stessa medaglia, se ne può dedurre che chi si ponga al suo interno in una posizione di non completa o ipocrita adesività a quella logica, sia sopraffatto dall'inquietudine. È più probabile che sia lui ad angosciarsi prima che di interrogare il volere dell'altro. Sono un analista oppure no? Un selvaggio che nessuno riconosce? E se poi avessero ragione loro, gli altri? E se poi mi ritrovassi da solo, condannato a un isolamento tutt'altro che splendido, vilipeso, deriso? Hobbes, un filosofo che considero più freudiano di Freud, sottolinea come la paura non abbia una carica solo distruttiva, ma anche produttiva, politicamente produttiva. Salto un po'. Giusto per fin dare un senso al discorso, altrimenti non era tagliato in maniera psicotica, non lo sai. Sembrava Finnegan Wakes. Aspetta, mi ha fatto perdere il filo. Facevo questo riferimento a Hobbes al tema della paura per dire che lo spavento e l'angoscia alimentano un discorso che l'arbitrio dell'altro può a perfezione materializzare, come accade nelle dittature con le madri degli psicotici. In questo senso qui l'altro, il gruppo o il singolo possono esercitare nei confronti di un individuo che più o meno sintomaticamente vi sottomette qualcosa del genere. Io avevo salto un po' tutto questo che ruotava attorno al tema della paura, poi i testi saranno scritti, quindi potete leggerlo. Io avevo ipotizzato un discorso del despota, attraverso il quale agisce il riferimento alla paura. Posso rappresentarlo? No. L'ho ricopiato, anzi l'ho alterato, dai discorsi di Lacan, nel senso che non c'è. E funziona un po' così. Nel luogo della verità c'è il delimento. Nel luogo della verità c'è il delimento. Nel luogo della gente c'è questo genere dell'altro una base che non c'è tutto un sapere. Ma non c'è la casa.